Buongiorno, oggi è lunedì 1 dicembre, siamo entrati nell'ultimo mese di questo anno, il tempo passa, il tempo vola e a volte neanche ce ne rendiamo conto, è vero o no? Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi e molti si ritrovano sempre nella stessa condizione di prima e c'è questa cosa ci fa riflettere al fatto che troppo spesso pensiamo e aspettiamo che le cose cambino, mentre il Signore vuole che ognuno di noi faccia una scelta chiara e definitiva per la propria vita. E proprio in questi giorni, anche con i ragazzi qui in macchina, con Alessandro, se si fa vivo, saluta, e Maria Chiara, Mary e Ciao. Melo, parlavamo proprio del fatto che ognuno di noi. Quanto è importante che ognuno si prenda proprio la propria responsabilità sui doni e sui talenti che il Signore ci ha dato. Gesù, dice la Bibbia, guardava le folle e le vedeva come pecore senza pastore, le guardava con compassione, poi si gira verso i suoi discepoli e dice: la messe è veramente grande e gli operai sono veramente pochi. E questa parola operai nel testo greco significa proprio uomini di fatica, uomini. Senso come genere umano, quindi uomini e donne di fatica. E più andiamo avanti, e più ci rendiamo conto di quante poche persone sono disposte all'interno della Chiesa a soffrire e a darsi totalmente per il regno di Dio. Ci sono poche persone che vogliono affaticarsi nel regno di Dio. Quanto è importante comprendere la responsabilità che ognuno di noi ha. Ognuno di noi a volte pensa che le cose debbano essere fatte dal ministro, dall'unto, dagli angeli, dai serafini, dei cherubini, o dal ministro che viene dall'America, o dall'Africa, o dall'Australia, mentre Dio si aspetta che ognuno di noi, Dio si aspetta che tu possa mettere in pratica tutto quello che stai imparando, tutto quello che stai ricevendo. Proprio ieri parlavamo con alcuni fratelli di iniziare delle riunioni in casa, loro giustamente dicevano: ma noi non siamo ministri, noi non siamo pastori. E gli ho detto: questa probabilmente è la vostra fortuna, è la vostra benedizione, proprio perché probabilmente pensate di non avere un ministero e Dio sta proprio chiamando voi a iniziare qualcosa a casa vostra. E voglio lanciare un appello in questo giorno: iniziate riunioni di preghiera a casa vostra. Iniziate riunioni di preghiera, iniziate riunioni in casa, chiamatele come volete, chiesa in casa, case di preghiera, riunioni in casa, chiamate le cellule, chiamatele come volete, ma fatele nel nome di Gesù. Non aspettate che venga qualcuno a casa vostra. Oggi, grazie a Dio, abbiamo la possibilità di accendere un computer, di accendere internet, ma la cosa più importante è di aprire il cuore, di lasciare che lo Spirito Santo si possa servire proprio di te in questo momento. Quindi non aspettarti che qualcun altro faccia l'opera, non aspettare che sia qualcun altro. E la cosa bella, sapete qual è? Che proprio mentre Gesù stava dicendo ai discepoli: la messe è grande, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe, proprio il versetto successivo è scritto che Gesù proprio mandò i suoi 12 a fare l'opera. Quindi prima gli chiese di pregare che Dio mandasse operai e letteralmente il giorno dopo Gesù disse: voi siete i primi operai. Può essere che tu sei la risposta alla tua stessa preghiera, può essere che tu sia proprio la risposta di Dio all'intercessione che stai facendo per la tua città, per il tuo quartiere, per la tua nazione. I discepoli pregarono e dissero: Signore, manda operai nella messe. E il giorno dopo il Signore andò da loro e disse: gli operai siete voi. Scritto in Matteo 9. Alla fine del capitolo 9, poi al versetto 1 del capitolo 10 è scritto che i discepoli ricevettero il mandato per andare a predicare il Vangelo, guarire i malati, mondare i lebbrosi, cacciare i demoni e risuscitare i morti, perché gratuitamente avevano ricevuto e gratuitamente dovevano dare. Quindi nel nome di Gesù, datta una mossa, te lo dico al romano che stiamo arrivando a Roma, lo diciamo in napoletano, scitet. E te lo diciamo in siciliano, arrusbighidi, anzi te lo dice Melo, come si dice? Arrusbighidi nel nome di Gesù. Arrusbighidi nel nome di Gesù, quindi nel nome di Gesù, metti a frutto tutto quello che stai ricevendo.
e tu vedrai Dio operare attraverso la tua vita. Quindi non aspettare qualcun altro. Cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto: il tempo è compiuto e il regno di Dio è qui. Amen. Amen. Quindi, insomma, va, come te lo deve dire il Signore? In che modo ti deve parlare ancora il Signore? Dio ti benedica. Ciao.